Questo non era nel video, questa richiesta Irene. Allora, l'antico spirito dionisiaco non possiamo con un'operazione filologica prenderlo, riportarlo e farlo rivivere. Ormai è saltato. Allora abbiamo una possibilità per dare energia alla nostra esistenza: distruggere, come il fuoco di Eraclito, la polemos, il caos. Distruggiamo tutto ciò che abbiamo qui. Non costruiamo, viviamo nella distruzione perpetua e inizia a distruggere tutte quelle verità, tutti quei rimedi peggiori del male, nei quali l'uomo si è rifugiato, concetto di rimedio peggiore del male, no? Siccome la mia vita è insensata, siccome la mia vita è triste, io mi rifugio nello studiare la storia, nell'essere un uomo morale, nell'essere un uomo di religione, nel credere in Dio. Sono rimedi peggiori del male perché ti allontanano dalla tua vera essenza. Sono dei rifugi che ti fanno scappare da te stesso. No, vivi l'abisso, vivi il precipizio. Amo coloro che precipitano di continuo, dice. Amo gli uomini del grand'anelito, i meravigliosi farabutti, gli uomini di rapina, quelli che per un loro desiderio distruggono il mondo. Non amo l'uomo per bene, non amo l'uomo corretto, non amo l'uomo dai facili slogan. E allora vediamo quali sono le certezze che l'uomo distrugge, che Nietzsche distrugge. Scusa. Abbiamo le opere della distruzione. Nietzsche scrive le quattro inattuali, considerazioni inattuali, che poi la seconda diventa la più importante, quella dove lui mette al centro la storia. Intanto la parola inattuale, no? Ve lo ricordate Aristotele? Potenza e atto. L'atto è superiore alla potenza perché l'atto è. Quindi un filosofo deve essere, secondo il vecchio concetto aristotelico. Nietzsche non è. Nietzsche non è mai un filosofo in atto, è inattuale, ma è inattuale non nel momento in cui scrive. Sarebbe stato inattuale prima, è inattuale nel momento in cui scrive, è inattuale ora. Perché? Perché se accettiamo la filosofia di Nietzsche, dobbiamo accettare nel nostro dramma la nostra finitudine, la nostra impossibilità di dare un senso all'esistenza, il nostro meraviglioso, sublime, ma devastante precipitare. Non possiamo ancorarci a niente. E allora non diventerà mai un filosofo attuale. Sì, sarà un filosofo affascinante. Molti di voi, come è successo a me, diranno: bello Nietzsche, mi piace. Però poi ne prendo le distanze, perché poi sennò finisco in TSO se lo seguo. Mi lascio un po' sedurre da Nietzsche, però ho paura di prenderlo tutto. Nietzsche è finito che parlava con cavalli. Non è un caso, no? Perché non accetta questo tipo di mondo, questo tipo di realtà. Considerazioni inattuali e parte da quello che insegno io, la storia. Io sono un malato di storia, no? Mi piace, ma chi è malato di storia è malato anche della propria storia. Io tengo cari i miei ricordi, tutto quello che Nietzsche dice non va fatto. Allora, la storia non è vero che è maestra di vita, non insegna niente, perché è un insieme di pulsioni, di fatti che avvengono dovuti all'energia o alla mancanza di energia dell'uomo. La storia come è stata divisa dagli storicisti? Esiste la storia monumentale. La storia monumentale crea monumenti e miti. Io, per esempio, i partigiani. Ah, ci fossero i partigiani ora! Ah, quanta giustizia più si avrebbe! E quelli che mettono come monumento Napoleone, ma ve lo immaginate bene, arriva Napoleone, risistema tutto. Cioè, diamo a degli uomini, a delle idee, un ruolo monumentale e mitico perché abbiamo bisogno di credere in qualcosa. Non vogliamo essere così, siamo già nell'Ottocento, scontati di mandare tutto a Dio. Dio è già stato messo in discussione non da Nietzsche, da Marx, da Comte, da Schopenhauer. Quindi
Però abbiamo bisogno dei miti. Ah, se ci fosse stato lui, no? Quando il Livorno andava male nelle altre stagioni, ma ve lo immaginate, no? Ci fossero i vecchi guerrieri del Livorno, Claudino Grauso, Alessandro Doga, Protti, Lucarelli, allora sì che si faceva guerra con tutti. Diamo un valore nettamente più alto, perché poi quando c'erano, sì, però alcune partite le perdevi, alcune partite erano morbide lo stesso, i partigiani una storia complessa, cioè evitare la mitizzazione. La mitizzazione non è perché sono esistiti davvero dei miti, ma perché noi abbiamo la necessità del mito, no? Perché il tempo antico, no, prende un valore più alto, no? Quelli che hanno 60 anni, 55 come me, hanno giocato a pallone e guardano le partite di ora e dice: ma se giocavo ora, come minimo ero in Serie A, Livorno era tutti in Serie A, no? Con questo livello che c'è ora, perché te lo ricordi come giocava Giorgino del Barba Stogi, no? Inventi dei miti che magari ora non troverebbero nemmeno spazio, però così hai l'idea del bel tempo antico che è andato. E questo ci porta verso la seconda fase della storia, abbastanza simile, la storia dell'antiquariato. Come è bello conoscerla, è bello sapere i feticci, uno che dice: guarda, a Villa Mimbelli abbiamo il cappotto di Garibaldi, abbiamo questo, cioè tutta la dimensione dell'antiquariato, sempre per dire che c'era un'antichità molto più bella di quello che viviamo ora. Quindi, come giustifico? Non è colpa della mia cultura se vivo male, eh? La mia cultura è bella, è ora, è proprio l'attualità che è brutta. Il mondo prima era molto più bello, aveva molto più senso. In realtà questo mondo sensato, cioè come oggi, no? Se voi fate occupazione, i genitori che hanno fatto occupazione dicono: ma la nostra, aveva un antiquariato, c'era una logica, era un momento storico particolare. Svalutare il presente, svalutare il momento, perché non ho il coraggio di viverlo. Cosa devo fare? No? Andare verso la storia critica. La storia critica è una storia che Nietzsche non esalta neppure questa. È una storia che mette in discussione ciò che è avvenuto per capire meglio il presente, ma in realtà questa dimensione logica non c'è. Cosa si deve fare allora rispetto alla storia? Dimenticarla. Cioè dimenticare di chi siamo figli, dimenticare qual è stata la nostra dimensione culturale e vivere in un eterno presente, in un eterno ritorno dell'identico. Altrimenti noi non avremo più il coraggio neppure di innamorarci, perché diremo: siccome ci siamo innamorati, abbiamo sofferto, poi lo so com'è lo schema, ora è tanto bellina, ora è tanto gentile, ora è una fatina, è sempre, poi dopo diventa acida, diventa cattiva, mi costringe a degli orari folli per andarla a prendere in palestra, eccetera, sai cosa? Allora uno dice: rinuncio, oppure vivo con questo meccanismo di acidità. Dimenticare, vivere il nuovo innamoramento come se fosse il primo. Dimenticare la storia. Non leggerla attraverso dei parametri che l'ha inventato l'uomo per dare una logica a ciò che è illogico. Una delle opere fondamentali di Nietzsche è il, lo metto qui perché poi ce l'ho di qua, La Gaia Scienza, no? La Gaia Scienza è un'opera di un nuovo mattino, è la speranza che un nuovo mattino arrivi a illuminare il mondo. Qual è un nuovo mattino? Non è il mattino degli illuministi, non è il mattino della scienza, è il mattino di quando ti alzi e sei di nuovo pronto a vivere. Cioè, quelle sensazioni che anche se voi siete più che giovani, bimbi, no? Si può dire bimbi e bimbe, però l'avete già vissuto. Quando avete vissuto una fase stanca dell'esistenza, una fase angosciante, una fase dove ti alzavi la mattina con fatica, no? Dove non ti gustavi l'esistenza, e a un certo punto riapri
le finestre e c'è un nuovo mattino, c'è un nuovo splendore, una nuova luce, una nuova voglia di dire sì alla vita, di innamorarsi, di entusiasmarsi. Ma per arrivare a vivere questo, una nuova Gaia scienza, una scienza che prende in giro la scienza, una meta scienza. Per arrivare a fare questo, però, occorre dire sì alla vita, ma per dire sì alla vita bisogna vivere l'abbandono. Perché se noi non ci lasciamo abbandonare dall'esistenza, noi l'esistenza non la vivremo mai. Perché abbandonare vuol dire che finché io rimango figlio di, devo rispondere a mio padre e mia madre, finché io rimango il vostro professore, devo rispondere ai vostri bisogni, fino a che io rimango l'uomo che deve fare determinate cose, io non sono libero. E finché io ho un Dio, io non sono libero. E allora cosa devo fare? Non credere in Dio è semplice, troppo semplice. Non è radicale non credere in Dio, è radicale veder morire Dio. Dio è morto è una frase molto più potente del Dio non esiste. E allora abbiamo questo frammento, il frammento 125 della Gaia Scienza, dove chi annuncia la morte di Dio? A chi la farà annunciare, dice? Chi è in grado di percepirla? L'uomo folle, il disordinato, il dionisiaco. Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: cerco Dio, cerco Dio. E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. È forse perduto, disse uno. Si è perduto come un bambino, fece un altro, oppure sta ben nascosto, ha paura di noi, si è imbarcato, è emigrato. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi. Dove se n'è andato Dio? Gridò. Ve lo voglio dire, siamo stati noi ad ucciderlo, voi e io, siamo noi tutti i suoi assassini. Ma come abbiamo fatto questo? Come potremo vuotare il mare bevendo fino all'ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strusciar via l'intero orizzonte? Via da tutti soli. Non è il nostro un eterno precipitare? E all'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati, esiste ancora un alto e un basso. È questo il punto in cui Nietzsche ci dice la cosa più importante. Che altro sono ancora queste chiese se non le fosse e i sepolcri di Dio? Dio è morto, tutto ciò che ce lo ricorda è il suo sepolcro.